Ciao da Donald Sud! Oggi prepariamo i ravioli dolci di carnevale! Ripieni di crema, oppure di ricotta e gocce di cioccolato, di marmellata, la Nutella! E quali sono i vostri dolci di carnevale preferiti? Scrivetecelo qui sotto nei commenti! Sì, qui sotto! Ed ecco gli ingredienti! Per l'impasto ci serviranno 300 g di farina 00, 2 uova medie, 50 g di zucchero, la buccia grattugiata di mezzo limone e mezza arancia, 40 g di olio di semi di girasole, 40 ml di latte e poi c'è lei! Ed eccola qui, la nostra mascotte, la pecorella di Dove al Sud! Per iniziare in una ciotola mettiamo la farina 00, 300 g e 2 uova sbattute. Lo zucchero 50 g, olio di semi di girasole 40 g, la buccia grattugiata di mezzo limone, la buccia grattugiata di mezza arancia. Come comincia a profumare? Iniziare a mescolare con la forchetta. Dopo aver mescolato un po' con la forchetta, aggiungere mezza dose di 40 ml di latte e continuare a impastare con la mano. L'ultima parte di latte e continuare a impastare. A questo punto prendiamo dell'altra farina, infariniamo la spianatoia e continuiamo a impastare sul piano di lavoro. L'impasto è compatto ed è pronto. Lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo facciamo riposare per 30 minuti. Per il ripieno c'è un sacco di scelta. Potete usare la marmellata, il gusto quello che vi piace di più, la Nutella o un'altra crema di nocciole, buona, quasi quasi con la marmellata. No! La crema pasticcera, questa la potete preparare anche il giorno prima. Noi ad esempio l'abbiamo fatta ieri sera, l'abbiamo fatta molta di più, l'abbiamo già mangiata. Comunque sui 200-250 grammi vanno bene. E se rimane qua un po', ve la mangiate anche quella che rimane. E poi con ricotta e gocce di cioccolato. Prepariamo insieme il ripieno alla ricotta. Queste dosi che vi diamo serviranno per farcire tutti i ravioli che usciranno da questo impasto. Però voi potete anche cambiare le dosi se volete provare altri gusti insieme, contemporaneamente. Allora, cominciamo dalla ricotta. 200 grammi. Mi raccomando, la ricotta deve essere mescolata. Puoi aggiungere 20 grammi di zucchero semolato, 40 grammi di gocce di cioccolato, la buccia grattugiata di mezzo limone, naturalmente usate la metà che è rimasta dall'impasto, la buccia grattugiata di mezza arancia, schiacciare e mescolare. Che bei colori! Ed ecco pronta ricotta e gocce di cioccolato. È passata mezz'ora, riprendiamo l'impasto. Prendiamo metà impasto, infariniamo il piano di lavoro e stendiamolo. Abbiamo steso l'impasto ottenendo una forma più o meno rettangolare dello spessore di circa 2 mm. Con una rotella liscia o con un coltello tagliamo delle strisce larghe circa 6 cm. Mettiamo un cucchiaino di ripieno sulla striscia
e così con gli altri, distanziandoli tra loro. Questa farcitura è con ricotta e gocce di cioccolato. Che delizia! Spennellare con un po' d'acqua tutto il bordo libero attorno al ripieno. Prendiamo un'altra striscia, la posizioniamo sopra e con il dito ci aiutiamo a chiudere. Ecco, cominciano a prendere forma questi ravioli. Sì. E quindi si continua. Bene, bene. Dobbiamo sigillare con la rotella. Ecco questo lato. Oh, attenzione che si gira. E poi vai, raviolo numero 1, 2, 3 e 4. E così facciamo anche con gli altri. Mm-hmm. Questi li facciamo con la marmellata. Oh, così. E questi altri ravioli li facciamo con la crema pasticcera. Buona. Mm-hmm. E sigillare con la rotella. E questi con la Nutella. Gli avanzi li reimpastiamo per fare altri ravioli. Beh, mica li buttiamo, No. Sono dolci. Abbiamo preparato una padella con olio di semi per friggere e un piatto con carta assorbente. L'olio è arrivato a temperatura, tuffiamo i nostri ravioli. E vai con la frittura! Li giriamo diverse volte. Oh. Quando sono belli dorati li togliamo dall'olio e li facciamo scolare su carta assorbente. Ah, guardate che spettacolo! E per completare in bellezza spolverizzare con lo zucchero a velo. E sono pronti! Ecco i nostri ravioli dolci di carnevale! Guardate che belli! E che profumo! E adesso la prova assaggio! Prendo questo. Io prendo questo. Un bel morso. Mmm! Buonissimo! Io ho trovato ricotta e cioccolato. Anch'io. Ma dai! E qui termina il nostro video! Ciao da Dove al Sud! Ciao da Daniele e Daniela! Grazie per il mi piace e condivideteci! E in più, se fate le nostre ricette, fatecele vedere e pubblicatele nei commenti sotto i nostri video! Sì, qui sotto! Ciao!